non abbiamo paura, non, ormai ci ho perso la mia vita, quello era mio fratello, non mi frega di quello che può succedere, che non può succedere, perché hanno fatto già troppo, hanno ammazzato mio fratello, lui avrebbe fatto di tutto per me, io adesso farò di tutto per lui. Ci hanno tolto tutto, 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 noi non abbiamo più sentimenti, siamo dentro, non abbiamo niente, il vuoto, non abbiamo niente, non abbiamo un futuro, non abbiamo nulla, basta, basta. Quando hai saputo quello che era successo? 5 minuti dopo l'accaduto. Sono stato il primo a aver saputo la notizia, sono scorso sul posto e l'ho trovato che era ancora lì lì. Ho fatto il più possibile, l'ho portato in ambulanza. Quella persona mi voleva seriamente bene. Lui avrebbe fatto di tutto per me, io adesso farò di tutto per lui. Ho deciso di fare questa manifestazione per chiedere giustizia. Dobbiamo non vederli più tutte queste persone qui, questi criminali, perché non parliamo di bande di criminali, parliamo di una banda di criminali. Una sola, una sola. Una sola che ha distrutto tanti ragazzi, non abbiamo più futuro qua. Ci hanno tolto tutto, tutto, tutto. Noi non abbiamo più sentimenti. Siamo dentro, non abbiamo niente, il vuoto. Non abbiamo niente, non abbiamo un futuro, non abbiamo nulla. Basta. Basta. Ci deve essere giustizia perché non può morire un ragazzo di 18 anni, amico di tutti. Tu lo puoi vedere benissimo, se vai in giro qualsiasi persona sta male per Thomas. Amico di tutti, morì così per una cosa che non c'entrava niente. Lui stava, era quella persona che se tu stai male diceva oh dai fratelli, stai tranquillo che tutto passa. Ecco perché tutti stavamo male per lui, erano leoni. E ha lottato fino all'ultimo, ci ha provato. Purtroppo la vita è, cioè, è cattiva. Lui si è trovato là e manco ci doveva stare. L'ultimo giorno mi ha detto, vabbè dai fratelli, ci vediamo dopo cena. Tutto bene. E poi mi hanno chiamato e mi hanno detto questa cosa. Tutti quanti hanno dichiarato chiaramente chi è stato. Tutti dicono che è stato così. Io mi chiedo che cavolo stanno aspettando. Io mi chiedo perché non vanno a prendersi la loro giustizia, la nostra giustizia. Non abbiamo paura, ormai ci ho perso la mia vita. Quello era mio fratello, non mi frega di quello che può succedere, che non può succedere, perché hanno fatto già troppo, hanno ammazzato mio fratello. E voglio che tutti i ragazzi devono parlare, tutti i ragazzi devono dire la verità di questi criminali, devono dire la verità tutti, perché se sono solo io, sono 3, 4, 5 persone, non, dobbiamo essere tutti uniti per un ragazzo che non c'è più.